Buon sabato a tutti, scusate l'emozione, sono abituato a lavorare dietro le quinte, come sapete, e sono 20 anni che lavoro davanti a un rettangolo, un computer, e quindi mi scuserete per i momenti di emozione che avrò. Leggiamo in Luca, capitolo 10, versetti da 25 a 28. Luca 10, da 25 a 28. Ed ecco un dottore della legge si alzò per metterlo alla prova, dicendo: «Maestro, che devo fare per ereditare la vita eterna?» Gesù disse: «Nella legge che cosa sta scritto? Come leggi?» Egli rispose: «Ama il Signore Dio tuo, con tutto il tuo cuore, con tutta l'anima tua, con tutta la forza tua, con tutta la mente tua, e il tuo prossimo come te stesso». Gesù gli disse: «Hai risposto esattamente, fa questo e vivrai». Sono felice di essere qui con la mia chiesa delle vacanze, visto che diciamo è il 17° anno che io e la mia famiglia veniamo qui a trascorrere le vacanze, la seconda metà dell'estate, veniamo qui a Cesena dai miei suoceri, e sono altresì felice di condividere con voi questo sermone che si sofferma su questo famosissimo episodio del Vangelo e in particolare sull'affermazione di Gesù: «Amerai il tuo prossimo come te stesso». Innanzitutto, chi è l'autore di questo precetto? Qui leggiamo che Gesù viene sfidato, viene provocato, viene messo alla prova da un dottore della legge, un fariseo che gli chiede: «Cosa devo fare per ereditare la vita eterna?» E Gesù risponde: «Cosa sta scritto nella legge? Cosa leggi?» Il dottore della legge, che la legge la conosce, cita due precetti e uno dei precetti è: «Amerai il tuo prossimo come te stesso». Quindi nell'episodio non è neanche Gesù che pronuncia questa frase, no? È il suo avversario. Ad ogni modo, leggendo l'episodio del Vangelo di Luca, è chiarissimo che la frase non è né di Gesù né del suo avversario. Loro stanno citando un passo della legge della Torah, no? Dell'Antico Testamento. Più precisamente lo troviamo nel libro del Levitico,
che letteralmente dall'ebraico significa e disse. Leggiamo Levitico capitolo 19, versetto 18. E vorrei fermarmi un attimo perché vorrei chiedere a Dio un aiuto, perché l'emozione mi ha fatto anche dimenticare di fare la preghiera, quindi volevo fermarmi un attimo e pregare. Signore, ti ringrazio per questa possibilità, fa che possa arrivare ai cuori di tutti gli ascoltatori, di chi è qui presente ma anche di chi è in streaming, e fa che tu possa potentemente entrare nei cuori di chi si sente solo, trascurato e non amato. Un pensiero particolare va ai parenti del mio ex collega e pastore La Guardia, e aiuta la famiglia a superare questa grossa perdita, nel nome di Gesù. Amen. Allora, Levitico capitolo 19, versetto 18. Non ti vendicherai e non serberai rancore contro i figli del tuo popolo, ma amerai il prossimo come te stesso, il prossimo tuo come te stesso, io sono il Signore. Stando al testo, allora, uno potrebbe pensare che le cose stiano così, cioè che bisogna amare come se stessi, quindi bisogna amare al massimo grado le persone che sono le nostre prossime, che sono in nostra prossimità, visto che il precetto è circoscritto ai figli del popolo di Israele, quindi i nostri familiari più stretti, poi vengono i nostri amici più cari, i vicini di casa, i colleghi, i condomini, eppure l'amministratore. E poi ci si può adottare, e poi si può adottare legittimamente un grado di affetto via via più affievolito, no? Più assottigliato, più rarefatto, man mano che le persone si allontanano da noi, no? ci sono meno vicine, sono in una minore prossimità. Quindi, man mano che questo affetto sfuma, questo amore degrada, si assottiglia, si affievolisce fino ad arrivare ai massimi di lontananza in cui l'affetto, l'amore è ben rarefatto, è ben assottigliato. Di conseguenza, poi ci sono quelli proprio lontani, no? Proprio estranei, gli stranieri. Mamma mia, con gli stranieri quanto è rarefatto questo amore. Quanto è assottigliato, quanto è sfumato. C'è scritto nella Bibbia come bisogna comportarsi con gli stranieri, quanto deve essere rarefatto l'amore con gli stranieri. Leggiamo, proviamo a vedere effettivamente se uno dal versetto 18 procede con la lettura, a un certo punto arriva al versetto 33, Levitico capitolo 19, versetti da 33 a 34. Ripeto, Levitico capitolo 19, versetti da 33 a 34. Quando qualche straniero abiterà con voi nel vostro paese, non gli farete torto. Tratterete lo straniero che abita fra voi come chi è nato fra voi. Tu lo amerai come te stesso, poiché anche voi foste stranieri nel paese d'Egitto. Io sono il Signore vostro Dio. Lo straniero? Come chi è nato qui? Ma non è una gran sfumatura, no? Non è un gran degradare. Ma guarda un po', due casi estremi. Il prossimo e lo straniero. Lo straniero e il prossimo, come te stesso. Nel modo più estremo, due casi estremi. Ma pensa, cosa vuol dire questo? Cosa vuol dire? Beh, non lo so, ci sono molte interpretazioni. La Bibbia è affascinante proprio per questo, no? Che ognuno può scavarla ed estrarre nozioni, concetti, verità. Riflettendoci un po',
Possiamo dire però che ci troviamo davanti a due casi opposti ed estremi, no? Ovvero che il prossimo e lo straniero siano le persone più difficili da amare. Lo straniero, per ovvi motivi, per semplici motivi da capire su cui non c'è bisogno di dilungarsi. Il prossimo, perché se ci pensate, le persone con cui litighiamo di più, con cui ci arrabbiamo di più, sono le persone che abbiamo a casa, coloro che valicano continuamente i nostri confini, no? I nostri limiti, entro i quali deputiamo di essere al sicuro, di stare bene, sono i nostri familiari, parenti, condomini, no? L'amministratore. E poi i colleghi d'ufficio, quelli con cui siamo gomito a gomito 8-9 ore, no? In ufficio, 8-9 ore al giorno. Ed è con loro che litighiamo. È con loro che i conflitti sono più infuocati, che i contrasti, che gli attriti sono più brucianti. Quindi tutto quello che c'è in mezzo è più facile. Le due persone che è più difficile amare sono il prossimo tuo e lo straniero. Lo straniero è il prossimo tuo. Se ce la fai con loro, tutto il resto è in discesa. Sarà così? Non abbiamo considerato, però, una terza persona da amare con condicio sine qua non. L'ho messa da parte per ultima, come ciliegina sulla torta, perché tra i tre estremi è la persona, io credo, più difficile da amare, almeno per quanto mi riguardi. È la persona che ha bisogno più di tutte le attenzioni per poter essere capace di chiudere il cerchio all'interno del triangolo perfetto nel quale Dio è al centro. Qualcuno vuole provare a indovinare, vuole provare a dirmi chi è questa terza persona? Bravissima. Cosa dice il versetto? Tu lo amerai come te stesso, come me stesso. Quindi, per intenderci, siamo in grado di amare il nostro prossimo, lo straniero e tutto ciò che c'è in mezzo, se saremo capaci di amare prima noi stessi. E allora qui nasce spontanea una domanda: ma come si fa ad amare se stessi? Beh, qualcuno, come ieri durante la meditazione, potrebbe rispondermi che per avere una buona autostima, un buon amor proprio, è indispensabile che da piccoli la mamma e il papà diano al proprio bebè tutti gli ingredienti necessari per sentirsi coccolato, apprezzato, stimato, accettato, difeso, protetto, raccolto, soccorso, perdonato. Ovvero per, che sta per completamente, e donato, donare, e quindi donare completamente, senza aspettarsi alcun ritorno e senza trattenere alcun rancore. Ma allora, perdonatemi se aggiungo questo ulteriore livello di apprendistato, significa che solo diventando genitore o perdendolo potrò forse essere capace di raggiungere l'apice di questo sentimento? Perché finché si è figli si fa scuola, no? Si prova ad amare i propri fratelli, i propri compagni, i propri amici, il proprio cane. Poi si cresce e si prova ad amare un'ideologia per cui è giusto lottare per se stessi e per gli altri, facendo dei sacrifici. Ma è quando assaporiamo il dolore della perdita dei propri cari. Forse da quel momento in poi soppesiamo realmente il valore di chi per tutta una vita ha coperto i tuoi errori, di chi ti ha amato a prescindere, cercando di passarti questo messaggio: tu per me vali più della mia vita. Puoi farcela, non ti arrendere mai.
E allora forse realizziamo che c'è un valore, una felicità intrinseca nel passare il testimone, nel donare, nel perdonare non solo i nostri figli, il nostro prossimo, ma anche colui o colei che non ha mai spartito nulla con te. E allora è qui che la domanda, come si fa ad amare se stessi, assume un maggiore livello di complessità. La complichiamo. Ma come si fa ad amare se stessi per poi amare il proprio prossimo, per poi amare lo straniero e infine il nostro nemico, se nella propria infanzia no, forse non è stato proprio tutto rosa e fiori? No? Come gestire quel senso di angoscia e di abbandono, quello smarrimento, quel rancore, quella rabbia, dopo che un genitore, per qualche malaugurato motivo, viene meno durante la propria infanzia? Come si fa ad aprirsi al prossimo e al nemico quando il nemico te lo porti dentro e ti dice: è inutile riempire quel vuoto, inutile tentare, non potrai mai raggiungere un punteggio tale da ricevere l'abbraccio paterno o materno, nessuno te lo darà. Non provare neanche lontanamente a provarci, a fare affidamento su te stesso, sul tuo prossimo o su Dio per sentirti amato. Perché Lui farà come ha fatto tuo padre o tua madre. Prima o poi ti farà capire che non sei all'altezza del suo amore e ti lascerà solo. Chi in un modo, chi in un altro, la conseguenza di un lutto di un genitore durante la propria infanzia, ma anche l'esperienza di crescere con un genitore incapace di trasmettere il seme dell'amore, produce una risposta simile che si materializza dapprima nella ricerca continua dell'abbraccio paterno-materno in chiunque, verso chiunque, poi nello scoraggiamento e nella sconfitta, quando quel chiunque non te lo dà. E qui voglio parlare un po' della mia storia, perché io ci rientro in questa cerchia. Ho perso, si può dire, mio padre quando avevo circa 4 anni. Uscii una mattina per andare al lavoro, andò a piedi a colportare, lui faceva il colportore, e non andò in macchina, nonostante la supplica di mia madre di prenderla, perché quella notte aveva fatto un brutto sogno. Dopo una mezz'oretta era a terra a fianco ai binari, aveva battuto violentemente la testa contro un treno metropolitano in movimento, mentre cercava appunto di attraversare i binari. Mio padre passò un lungo periodo in coma e infine tornò a casa, ma non era più la persona che era prima. La schizofrenia che gli diagnosticarono costrinse mia mamma a proteggere me, mia sorella e lei stessa da un bambino cresciuto che passava facilmente a stati di violenza ed era incapace di trattenere i suoi istinti. Quest'uomo vagò per un ventennio, per strade e per treni. E io lo vedevo circa 2 o 3 volte al mese. Avevo sempre il timore che potesse fare del male a mia madre, perché a volte ci riusciva. Per cui era sempre un peso per me incontrarlo, ma non mancavo mai di portargli un pasto caldo che mia mamma gli preparava ogni volta che veniva in qualche modo a trovarci. Quando mio padre divenne più attempato, mia sorella maggiore cercò di toglierlo dalla strada, e l'ultima struttura in cui venne ospitato fu casa mia, Forlì, e però purtroppo se ne andò qualche anno dopo a causa di una leucemia fulminante. La mancanza della figura paterna influisce inevitabilmente anche sulla fede in Dio. L'eclissi del Padre terreno produce un indebolimento della figura del Padre eterno. La mancata esperienza di paternità, o nel mio caso la figura deviante di padre, non come persona da imitare, ma come persona da cui proteggersi e proteggere, ha in qualche modo gettato un'ombra sulla concezione del Padre eterno. Partivo da un'idea distorta dell'amore, ma grazie a Dio era solo un'idea distorta.
Dio in realtà non mi ha mai abbandonato. Ha cercato con ogni mezzo il modo per correggere l'idea di padre che mi ero fatto. Perché? Perché lo fa? Perché lo ha fatto? Ed ecco qui la risposta alla domanda iniziale. Perché lui sa che l'unico modo per amare se stessi, per amare il proprio prossimo, per poi amare lo straniero, il proprio nemico, e infine il proprio nemico, laddove anche i propri genitori terreni dovessero venir meno, è quello di sperimentare l'amore infinito di Dio che ti viene a soccorrere, che sovviene alle tue debolezze. E come, così come è scritto anche in Salmi, Salmo 27, versetto 10. Salmo 27, versetto 10. Qualora mio padre e mia madre mi abbandonino, il Signore mi accoglierà. Dio ha lavorato sui miei fallimenti e sulla mia solitudine per farsi conoscere. È stato presente nella mia infanzia, nella mia adolescenza. Poi mi ha sostenuto e ha lenito le ferite delle mie sconfitte con dei miracoli che solo il tempo mi ha permesso di focalizzare. La via della guarigione, lo sappiamo, dura una vita intera. Un arto non ricresce dopo una mutilazione. Ma posso testimoniare che Dio non ha mai permesso che io perdessi la fiducia in Lui e nel Suo amore. E quindi vi voglio raccontare alcuni episodi, alcuni fatti, alcune persone, alcuni oggetti importanti della mia vita in cui Dio ha agito in maniera potente. Sono esperienze che mi hanno permesso di riformulare non solo la mia idea distorta di Padre Eterno, ma anche quella di Padre Terreno. E oltretutto diventare da persona sottostimata a figlio grandemente amato. È un cambiamento che concede altresì la possibilità di aprirsi al prossimo e allo straniero. Darò un titolo ad ogni esperienza, ad ogni oggetto, ad ogni cosa. La mamma. L'ho messa per prima, perché la mamma per me è stata colei che mi ha dato il volto di Dio. E la ringrazio, non aggiungo altro. Il pianoforte. Il pianoforte. Quando avevo circa 3 anni, mio padre portò un pianoforte a casa. Da quel momento in poi quello strumento ascoltò ogni singola nota della mia vita interiore. Era l'unico regalo vincente che ricevetti da mio padre. Davanti a un pianoforte riuscii a trovare il coraggio di dichiararmi, e ce ne vuole, dichiararmi alla più bella ragazza che conoscevo fino a quel momento, prima di Manuela ovviamente, e fortunatamente non andò bene, altrimenti non sarei qui in Romagna a raccontarvelo, e per questo ringrazio Dio. Però con il pianoforte riuscivo a pregare come non riuscivo con altre parole. È stato sicuramente un dono di Dio per non lasciarmi solo, per esprimermi dove le parole non arrivano. Le parole non sono il mio forte. È stata una chiave d'accesso per rifugiarmi nei luoghi celesti, quando il dolore e il male ti soffocano l'anima. Questa frase è presente in una canzone che ho scritto in tarda adolescenza, che si intitola Gli uomini che sognano. E volevo suonarvela con l'aiuto di Samuele e Marianna, ma c'è stato pochissimo tempo per organizzarla, per provarla, quindi vi leggo il testo. Amico mio, ascoltami, sai che c'è una via migliore per colmare quel vuoto che ti fa sentire così solo. Se i colori della tua vita non sono belli come l'arcobaleno e i bagliori di questo mondo non rischiarano il buio che c'è in te, ricordati che Dio è morto anche per te, Lui l'ha fatto per amore e ti tende la sua mano. Sì, Lui ti accarezza quando i raggi del sole riscaldano il tuo cuore triste. Sì, Lui ti comprende anche quando il dolore e il male ti soffocano l'anima. Sì, lo so, tu pensi che è troppo facile sognare, vivere sperando che il domani sia migliore.
Ma le certezze che ti offre questo mondo incivile sono forse più concrete dell'amore del Signore? Se tu crederai, Lui ti accoglierà nella terra che ha promesso a tutti gli uomini che sognano. Il versetto. Leggiamo in Isaia capitolo 41, da 14 a 16. Isaia 41, versetti da 14 a 16. Non temere, o verme di Giacobbe, o uomini di Israele. Io ti aiuto, dice l'Eterno, il tuo Redentore è il Santo di Israele. Ecco, io ti faccio una trebbia nuova, con denti acuminati. Tu trebbierai i monti e li ridurrai in polvere, e renderai le colline come la pula. Tu li ventilerai, il vento li porterà via, e il turbine li disperderà, ma tu giubilerai nell'Eterno e ti glorierai nel Santo di Israele. Questo versetto, questo testo, mi ha accompagnato per anni nei momenti di maggiore sconforto. Era come se fosse un leitmotiv, no? Che Dio aveva scelto esclusivamente per me. No, nei momenti di sconforto, molto spesso, la mia Bibbia si apriva su quel versetto, no? E il ricordo di questa promessa mi ha aiutato tante volte a rialzarmi, a non sentirvi un verme che si rifugia nel buio, ma a sperare di poter sgretolare montagne con la forza di Dio. L'abbraccio. Avevo circa 17 anni. Era un giorno di agosto e come ogni anno mi trovavo a Casuccia Visani per dare una mano come volontario in occasione del campo famiglie. In realtà passavo tutta l'estate a Casuccia Visani nel campo lavoro. Quel pomeriggio, alla fine di quell'estate, ero molto giù di morale. Così presi il mio sacco a pelo e andai a sdraiarmi in un posto isolato all'esterno. Ricordo che piangendo ebbi un disperato bisogno di avere un abbraccio paterno, quell'abbraccio che non avevo mai ricevuto, e dissi a Dio: se tu sei veramente quel padre che affermi di essere, fammelo capire. Di solito il vento, quando arriva, soffia da una sola direzione. Ma in quel momento i due lembi del sacco a pelo hanno fatto così. E mi avvolsero completamente in un abbraccio che non dimenticherò mai. Questo gesto di puro amore divino cambiò completamente il mio concetto di Padre Eterno e cambiò anche la mia vita. Trovai rifugio in Lui, proprio come è scritto nel Salmo 46, versetto 1. Dio è per me, Dio è per noi, un rifugio e una forza, un aiuto sempre pronto nelle difficoltà. Il lavoro. Avevo circa 25 anni, quando fui assunto da una società finanziaria. Era il mio primo lavoro importante, no? E vi rimasi per circa 3 anni. Ebbi però 2 seri problemi che mi spinsero a rinunciarvi. L'aria pesantissima che si respirava in ufficio, tra i colleghi e con il datore di lavoro, e c'era anche un debole per una collega con cui dividevo il mio ufficio, che tra l'altro era già impegnata. Per cui un giorno, giunto all'apice della sopportazione, sapendo che fosse la cosa giusta da fare, decisi proprio di licenziarmi e chiesi a Dio di darmi la pace e la serenità necessarie nell'attesa di trovare un'altra occupazione. E fu così. Mi sentivo di aver fatto la cosa giusta ed ero sicuro che Dio approvasse la mia scelta, nonostante agli occhi di amici e parenti fosse una cosa, un'idea malsana. Passò una sola settimana quando ricevetti una telefonata dall'Unione Avventista che, avendo saputo che ero disponibile per un impiego, mi si prospettò la possibilità di essere assunto nell'opera. Ed eccomi ancora qui. Fratelli, non vorrei essere frainteso, ma sono convinto di rientrare nella cerchia dei raccomandati. Non si cambia così facilmente un lavoro, tantomeno nell'arco di una settimana. Il datore di lavoro aveva solo una remora da farmi. Il primo giorno di lavoro, riuniti al tavolo,
per la meditazione, uno dei dirigenti mi disse: hai solo una cosa che non va, sono i capelli lunghi, se te li tagli andrà tutto bene. E poi susseguirono a valanga, insomma, le lamentele dei clienti, no? E sono qui anche per chiedere scusa, ma per dire anche che ce la metto tutta. La famiglia. L'ho lasciata per ultima perché penso che sia il regalo più grande che il Signore possa dare a un uomo. Leggiamo in Salmi, capitolo 113, versetto 9. Salmi 113, 9. Fa abitare la sterile in famiglia, quale madre felice tra i suoi figli. Alleluia. Fa abitare la sterile in famiglia, quale madre felice tra i suoi figli. Alleluia. Questo salmo lo lessi in un momento in cui ero in procinto di mandare all'aria il mio matrimonio, quando io e Emanuela non avevamo ancora figli. Era un momento di tensione altissima, lei in una stanza, io in un'altra. Aprii così la Bibbia come gesto estremo per chiedere la consulenza dello psicoterapeuta, del gran medico, e proprio non riuscivo a comprendere la sua risposta. Fa abitare la sterile in famiglia, quale madre felice tra i suoi figli. Alleluia. Ma come? Io non riuscivo più a gestire questo rapporto e Dio mi rispondeva che farà abitare la madre felice tra i suoi figli? In quel frangente, Manuela entra in camera e mi dice queste parole: tu non capisci, io sono incinta. Poi viene Davide, poi Cristian e infine Ilaria. Il rapporto di coppia, come sapete, è un continuo smussare angoli di puzzle. Ma Dio ha una lima speciale, anche per gli incastri più difficili. Cari sorelle e fratelli, ho tralasciato innumerevoli altri motivi, innumerevoli miracoli nella mia vita che si sono materializzati e si compiono tuttora nella mia vita. Per motivi di tempo l'ho fatto, ma il dono e il perdono sono manifestazioni continue dell'amore incondizionato del nostro Padre Celeste. Non dobbiamo avere timore della sconfitta. Il nostro buon Padre ci vuole felici e continuamente ci dà prova del suo amore incondizionato. E qui concludo: più sperimentiamo questo amore, più saremo capaci di ricambiare. Amen. Il Signore vi benedica e ci benedica. E voglio concludere con una preghiera. Caro Padre, grazie per tutto il bene che hai elargito a me, alla mia famiglia, e ti ringrazio perché tu sei un Dio premuroso, affettuoso, un Dio che ricolma quei vuoti che i nostri genitori terreni, i nostri mentori spesso non sono riusciti a dare. Grazie perché tu trasformi completamente le nostre vite e trasformi i nostri concetti devianti di amore. Aiutaci a avvicinarsi sempre di più a questo amore perfetto, a sperimentarlo, a essere felici e a fare felici, nel nome di Gesù. Amen. Al termine di questo sabato vogliamo ringraziare Dio
Al termine di questo sabato intendo nella parte del culto. Volevo ringraziare in modo particolare Gianluca che ha ritagliato del tempo nelle sue vacanze per essere un po' il postino di Dio, perché questa mattina ci hai regalato tante cose, ci hai regalato tanti messaggi. Grazie perché hai aperto il tuo cuore alla Chiesa delle tue vacanze. Ringraziamo Dio anche per le benedizioni che ci ha dato durante questa settimana e lo possiamo fare attraverso atti di culto, non soltanto essere qua in chiesa a cantare e ad ascoltare la parola di Dio, ma anche per donare, e cioè vale a dire ringraziare delle benedizioni già ricevute. Già, perché fare le offerte, essere generosi verso gli altri, significa riconoscere che Dio ci benedice. E allora, con questo invito e con questo messaggio, con questi tanti messaggi che anche Gianluca ci ha voluto regalare, vi auguro buon sabato e ve lo auguro con le parole che l'Apostolo Giovanni pronuncia in Apocalisse 22 e dice così: la grazia del Signore Gesù sia con tutti noi. Amen. Buon sabato. Adesso mi sentite? Un saluto a tutti coloro che sono collegati online. Il mio messaggio è rivolto in particolare a tutti coloro che hanno perso il papà o la mamma o che hanno avuto un'infanzia difficile, ma penso che in un modo o nell'altro questo messaggio possa arrivare un po' a tutti i cuori di chi si sente ferito in qualche modo, e che il Signore possa colmare tutte le vostre ferite, i vostri vuoti affettivi, e possa permettervi di poter amare in maniera completa il nostro prossimo, non solo il nostro prossimo ma anche il nostro straniero, lo straniero e noi stessi. Amen.